Voi Siamo contiamo tutti qua meno, oggi perché continuiamo vogliamo a battere difendere la sulle Slovenia. colonie. Poi Adesso entreremo ci dal divideremo in centro, gruppi. saranno nostri, saranno Tutti molto devono più dare il massimo per pericolosi. difendere i nostri confini. Saremo come gli Nessuno altri passerà. quartieri. Avete capito? Avete capito? Sono qui perché voglio fare davvero la differenza. Il nostro governo non ci difende. Non voglio che la Slovenia diventi una pattumiera. Ho paura, paura di essere derubata o violentata. Stiamo entrando dentro i boschi sloveni al confine con la Croazia, dove questi paramilitari si sostituiscono allo Stato e monitorano il confine tra Slovenia e Croazia. Queste sono le scarpe che hanno perso i Sì. migranti lungo il percorso quando hanno deciso di attraversare il confine. Il filo spinato è stato costruito per evitare che i migranti superassero il confine? Sì, certo. Usano qualsiasi cosa, legni, barche per passare. Sono disposti a tutto. L'altro giorno uno o due di loro sono affogati. Sai, non erano dei buoni nuotatori, probabilmente. Guarda, là c'è un'altra apertura. Ora avvisiamo la polizia e il governo deve ripararlo. Certo. Quanti volontari siete? Più di 1.000. Più di 1.000? Sì, vedi? Ora stanno pattugliando il confine. Così facciamo di solito. E che fate se li trovate? Li circondiamo e chiamiamo subito la polizia che li arresta. Purtroppo non possiamo fare niente di più perché non siamo l'autorità ufficiale. Non possiamo sparargli. Non è facile trovarli, ma loro sanno che ci siamo e che siamo pericolosi. Così non si azzardano a venire. I fucili sono veri? No, ma questi spaventano uguale, fidati. Piano piano avremo anche quelli veri. Noi dobbiamo agire adesso per evitare il peggio, altrimenti in 10 anni questi si prendono tutto. La nostra cultura è differente dalla loro e noi non vogliamo mischiarci. Crediamo in una Slovenia pura. Arrivano da Pakistan, Afghanistan e Siria e provano a percorrere la rotta balcanica. Nella Fortezza Europa, uno dei viaggi dei migranti inizia da Jajce, in Bosnia, dove partono i pullman per Biac, al confine con la Croazia. Fingo di essere una migrante siriana e provo anch'io a fare il viaggio. Tu vai in fondo. Qui le compagnie di trasporto hanno una regola. I migranti siedono dietro, lontani dai bosniaci. A metà strada veniamo fermati ad un checkpoint. Niente passaporto? Scenda. Senza passaporto non può proseguire. La polizia ha fermato il pullman e ci ha fatto scendere. Adesso, se vogliamo proseguire, dobbiamo andare a piedi. 15 anni a lui, tu 17, tu? 16. Quanto è lontano da qui Biagi? 100 chilometri. 100 chilometri. Questo è un fruttivendolo e ha proprio scritto fuori vietato l'ingresso ai migranti. Rubano, entrano e mi rubano i soldi e poi si ubriacano. Allora. Non si lavano, puzzano, le persone hanno paura di loro. Ed eccolo il campo profughi accanto a Biac. I migranti che non riescono ad andare in Croazia sono costretti a vivere così, in questa ex discarica. Da dove venite? Veniamo tutti dall'Afghanistan. Dormi qua? Sì, su quelle tavole. Dove volete arrivare? In Francia. Quante volte avete provato a passare il confine? 3 volte. Ma la polizia croata ci ha portato indietro e mi ha accoltellato. Vedi qua, siamo scappati dai talebani che volevano arruolarci nell'esercito del Daesh, lo Stato islamico.
Non c'era nessun futuro nel nostro paese, solo guerra e distruzione. Questa è la loro colazione, una persona a tre pezzi di pane. Questi sono i pasti che distribuisce la Croce Rossa e questa è tutta la fila, guardate. Le scarpe per loro sono fondamentali. Senza quelle non possono camminare nei boschi per attraversare il confine. Le curano, le proteggono in qualsiasi modo. Ci sono 6 gradi e l'acqua della cisterna è gelida. In questa tenda ci sono i malati di scabbia. L'odore è terribile. Vorrei entrare, ma mi sconsigliano di farlo. Il rischio contagio è molto alto. Tra 4, 5, 6 posti letto per ogni container. Che cosa ti è successo all'occhio? La polizia croata. Mi hanno circondato in 4 e mi hanno colpito. Ho anche il setto nasale rotto. Guardate questo ragazzo sulla sedia a rotelle, non riesce nemmeno ad entrare nel container. Ah, la gamba rotta. 9 o 10 poliziotti nei boschi mi hanno colpito e mi hanno rotto la gamba. Stavi cercando di passare il confine? Sì, ma mi hanno ributtato in Bosnia. Ti fa tanto male? La polizia croata gli ha rotto il braccio, guardate, sta tremando. Da qui provano a lasciare per sempre la Bosnia andando verso la Croazia. Qua inizia la strada che porta verso il bosco e da qua inizia il gioco che deciderà poi la loro vita, la loro sorte. Da qua affronteranno la polizia croata e dopo anche i paramilitari sloveni. Ecco, abbiamo trovato i primi ragazzi che stanno percorrendo i sentieri nel bosco. Da questo momento mancano circa 10 chilometri all'arrivo del confine con la Croazia. Ci dicono che la cosa a cui stare più attenti sono gli orsi e le mine, perché vedete tutto il territorio di fianco a noi alle vecchie mine ancora della guerra della Bosnia. Quante volte avete provato a passare? Questa è la terza volta. Ha 22 anni questo ragazzo. And you? How old are you? 14. Ha 14 anni questo ragazzo. Si vede ad un dito da noi. Volete della cioccolata? Siete stanchi? Cioccolato? Yes. Allora, vediamo un po' quanto abbiamo percorso. Sono già 3 chilometri. Can you help us? Signore, può aiutarci a proseguire? Abbiamo bisogno di aiuto, siamo stanchi. Vorrei tanto aiutarvi, ma non posso. Alla polizia non piacerebbe. Rischio una multa salatissima. Una casetta che si trova vicinissimo ormai al confine. E questo è un punto d'appoggio per loro perché possono riposarsi.
ragazzi li dobbiamo lasciare, perché più ci avviciniamo al confine e più li mettiamo in pericolo con le nostre luci, con la nostra presenza. Siamo già praticamente in Croazia. Il telefono lo dice. Allora, fatemi ringraziare Gregorio Romeo e Gabriele Zagni, che sono i motori invisibili dei nostri reportage, delle nostre inchieste, oltre ai nostri giornalisti.